In questi anni ho parlato con molte ragazze che purtroppo vivevano l'allenamento un po' come una battaglia con il proprio corpo. E chi mi segue da un po' sa quanto io ci tenga a sensibilizzare su questo tema. La linea tra benessere e ossessione a volte è veramente sottile, perché allenamento e sana alimentazione sono aspetti positivi e incoraggiati. E proprio per questo diventa più facile cadere in certi comportamenti. Ma è importante avere consapevolezza. E soprattutto è importante l'atteggiamento mentale che abbiamo. Infatti, allenarsi regolarmente e in maniera intensa non vuol dire automaticamente avere un rapporto ossessivo con l'esercizio fisico. Il problema si ha quando questo viene vissuto in maniera totalizzante e condiziona automaticamente tutti gli altri aspetti della vita. Quindi, quando ad esempio c'è un pensiero estremamente rigido verso appunto allenamento, ma anche cibo, calorie, peso, massa magra, quando si prova ansia se non si riescono a rispettare i propri piani. Il mio consiglio è di approcciare all'allenamento in maniera differente. Non praticarlo solo per l'estetica, ma anche e soprattutto per i benefici di salute ed emotivi e per migliorare le abilità del proprio corpo. Quindi è giusto fare qualcosa per sentirsi ancora più a proprio agio, per piacersi ancora di più, ma bisogna sempre rispettare se stessi e il proprio corpo, senza entrare in lotta o disprezzarlo. Questo fornisce la base per raggiungere un vero e proprio benessere. Io, comunque, sono qui per sostenervi lungo il vostro percorso. E ricordate di non avere mai paura a chiedere aiuto, se sapete o pensate di averne bisogno. Fammi sapere nei commenti se ti è stato d'aiuto e se conosci qualcuno a cui potrebbe essere utile, condividilo.